uno a Novara e l'altro, come ben sapete, a Torino, quindi l'operazione Maxi Lopez era indipendente. Sul giudizio della stessa, diciamo che siamo andati a confermare quelle che erano state le nostre indicazioni della vigilia, ovvero che la cifra che era stata posta come riscatto da parte del Milan era dell'importo conosciuto di 8,5 milioni di euro e quindi complessivamente siamo andati a riconfermare questo importo. Se poi consideriamo che l'esborso per il prestito da parte della Samp è di gran lunga superiore a quello del Milan, anche considerando il ratio di 6 mesi, è un'operazione che credo si sia conclusa positivamente dal punto di vista economico per la nostra società e contemporaneamente ha dato modo alla Samp di acquisire un giocatore dalle grandi potenzialità che aveva espresso a più volte il suo desiderio di non tornare a Catania. E questa è la cosa determinante e basilare, perché come ho avuto più volte occasione di ripetere, chi rimane a Catania deve farlo con l'orgoglio, l'ambizione, la passione e l'amore di indossare questa maglia e con gli occhi lucidi quando si tratta di giocare per i nostri colori. Lei sa che la squadra ha sempre migliorato negli ultimi anni e quindi adesso la città si aspetta un altro passettino in avanti. Voi avete promesso comunque che si lavorerà per questo. Innanzitutto siamo di fronte al campionato più competitivo e difficile degli ultimi 10 anni per quanto riguarda la parte destra della classifica, nel senso che ci sono tutte, ma proprio tutte, le squadre che per prestigio e passato fanno parte della storia a pieno titolo del calcio italiano. E secondariamente, lo scorso anno il Catania è stato straordinariamente bravo perché ha centrato il record di punti nella storia rossoazzurra. È vero che i record sono fatti per essere battuti, ma noi abbiamo un obbligo principale che è quello di conseguire la permanenza nel campionato, come ho detto poc'anzi, più difficile degli ultimi anni. Una volta che avremo raggiunto questo obiettivo non ci faremo mancare nulla nel tentativo di arrivare al risultato massimo possibile, però non perdiamo di vista quello che è l'obiettivo primario. Direttore, per un amministratore come lei, chiaramente, che deve guardare al bilancio della società che va a controllare, quanto può essere difficile muoversi all'interno di un mercato in una nazione in cui sicuramente la situazione non è florida? Beh, innanzitutto devo guardare anche al bilancio, nel senso che la componente primaria è la salvaguardia di quelle che sono le realtà sportive e poi queste devono andare d'accordo indubbiamente con una sana gestione dal punto di vista economico, finanziario e gestionale. Noi abbiamo fatto ieri un'operazione importante dal punto di vista economico-finanziario, anche perché c'era stato comunque un esborso per l'acquisizione a titolo di compartecipazione di Frison, il rientro di Antenucci vinto alle buste, il rientro di Morimoto, anche se in gran parte è stato bilanciato dall'uscita di Kosinski verso Novara. Quindi è giusto ed equilibrato quello che diceva lei nel fatto di mantenere con grande attenzione quello che è l'ingrandimento e l'attenzione sui conti economici, ma contemporaneamente anche ci deve essere grande attenzione sul fronte sportivo. Direttore, volevo chiederle se alla voce bilancio, allo stato attuale, c'è spazio anche per la voce stadio nuovo. Allora, vede, questo è un argomento sul quale io devo cercare di rimanere equilibrato nelle risposte, perché è con grande rammarico e con straordinaria amarezza che l'Italia oggi copre probabilmente l'ultimo posto in Europa per quanto riguarda gli impianti sportivi. E di questo credo che il calcio nello specifico non abbia colpa alcuna. Oggi siamo privi di una legge sugli stadi che hanno tutte le nazioni europee e che impedisce a tutte le società di poter andare a attuare dei complessi sportivi nuovi. Mi viene da dire anche che in un momento di crisi dove manca il lavoro, le infrastrutture sono in ritardo, eccetera, il fatto di aprire la costruzione di nuovi stadi, perché tutte le società ne hanno necessità, dalle più grandi alle più piccole. Ripeto, oggi non siamo più secondi all'Inghilterra o alla Germania, davanti a noi ci stanno il Belgio, l'Olanda, la Svizzera, l'Austria, siamo oggi la Cenerentola sul piano dell'impiantistica sportiva, ma se prima non parte la legge sugli stadi, sia noi che le amministrazioni locali hanno in realtà l'impossibilità di dar seguito sul piano operativo
a questo tipo di situazione. Adesso sembra che la legge sugli stadi sia molto vicini, ne parlo in termini condizionali perché fino a quando non ci sarà effettivamente questo decreto legislativo dovremmo solo dire speriamo che arrivi, ma comunque per quanto presto possa arrivare vuol dire che è arrivato in ritardo almeno di 5 anni. Tanto entusiasmo vi carica di maggiori responsabilità? Le responsabilità le sentiamo dentro di noi, al di là dell'entusiasmo di cui ringraziamo la gente, però questa è una compagine societaria, dirigenziale e tecnica che ha dentro di sé grande responsabilità e quindi lo sentiamo in primis dentro noi stessi questa responsabilità nei confronti della gente di Catania, nei confronti della città intera. Direttore, nella fase di ritiro ci sarà la possibilità di aprire le porte ai tifosi oppure verranno chiuse esse? Sì, perché? In alcune circostanze le apriremo compatibilmente con quelle che sono le situazioni di agibilità all'interno della struttura Torre del Grifo e della capacità ricettiva, quindi in alcune occasioni questo avverrà. Direttore, una battuta sull'operazione Maxi Lopez, non ci sono ancora le cifre ufficiali della stessa, però sembrerebbe un prestito oneroso per 2,5 milioni che in un certo senso mette una sorta di garanzia per quello che potrebbe essere poi il riscatto da parte della formazione blucerchiata nella prossima stagione. Guardi, sul piano delle cifre io non entro mai nello specifico delle stesse. Diciamo che è un'operazione che abbiamo ritenuto confacente a quelle che erano le nostre indicazioni e le nostre previsioni. Poi possiamo dire senza nessun problema che il prestito che ha pagato la Sampdoria è di gran lunga molto più alto di quello che ha pagato il Milan nella passata stagione. Direttore, un'ultimissima battuta, sembrerebbe essere stata intrapresa la formula della ricerca dei calciatori giovani, soprattutto nelle serie minori. Secondo lei il Catania deve proseguire su questa direzione? È una scelta, o meglio una strada obbligata, perché una società delle nostre dimensioni deve cercare di creare sempre i ricambi in modo tale che quando qualcuno dei titolari o comunque dei giocatori protagonisti della stagione lascia perché arriva quella proposta che spesso ho definito irrinunciabile, deve essere già in cantiere la sostituzione. È una cosa che a Udine facevamo con grande continuità e quindi noi vorremmo nell'arco di tempo che sarà necessario che si possa creare un ricambio naturale all'interno del nostro organico anziché andare ad accedere nel momento della necessità al mercato esterno. Grazie. Grazie a tutti.